Salve a tutti. Allora, oggi faccio un nuovo video dove vi mostro come si realizza un centro tavola tutto in vimini con salice sbucciato, decorticato e salice decorticato rosso, salice decorticato bianco e salice decorticato rosso. Il fondo l'avevo già preparato. Quindi iniziamo con l'inserimento dei montanti. Io di solito per un cesto del genere ne utilizzo 4 montanti. Facciamo il solito scalpello e ne utilizzerò 2 salice rosso decorticato, li metto da un lato del montante e altri 2 li metterò da questo lato. In questa maniera. Per chi non mi segue vi consiglio sempre di seguirmi, così mi incentiva a fare nuovi video. Purtroppo per ora sono stato un po' impegnato e quindi non ho potuto fare nuovi video, ma spero di rimettermi a fare video. Inseriamo, ne metto 4, poi ovviamente uno può fare come vuole, io però sto mettendo 2 scuri e 2 chiari, 2 scuri e 2 chiari, ovviamente si può mettere uno chiaro e uno scuro, si può fare come a piacimento. Siamo gli ultimi. Ecco. E abbiamo completato. Ora togliamo questi che non servono più, non serve nemmeno la forbice per adesso. Allora iniziamo qua a creare le pareti del cesto. Queste pareti del cesto lo iniziamo, prendiamone uno e facciamo 2, li passiamo dietro, cerchiamo di mettere allineate. Due, ci passiamo di davanti, sempre cercando di metterli allineati, e poi facciamo uno dietro e uno davanti. E ripartiamo da qua. Due da dietro,
due davanti, uno dietro e uno davanti, così. Sempre, il procedimento è sempre lo stesso, due dietro, due dietro, cerchiamo di mettere sempre la piatta, due davanti, ci passiamo di davanti, vuol dire così, poi uno dietro e uno davanti. Dietro, avanti, e proseguiamo così fino alla fine. Questo sembra che sia un gesto complicato, ma non lo è. È molto semplice da realizzare. Non c'è bisogno di canna, non c'è bisogno di niente, va fatto tutto in vimini. Qualunque domanda scrivetemi che io rispondo a tutti. Qualunque dubbio, dietro. Dietro, avanti, dietro, ora ci ritroviamo qui davanti. Qua forse abbiamo combinato un po' di pasticci, non giustiamo. Accendiamo e si sistema tutto. Ecco qua. Allora, qui. Andiamo dietro.
Quando siamo qui, poi abbiamo uno, quindi uno rimane. Sembra lo stesso procedimento. Andiamo avanti. Avanti, questa è la chiusura. Siamo qui. Ci tagliamo le punte che magari poi sono più semplice, poi da, quindi siamo due dietro, avanti, dietro e davanti, e abbiamo completato il giro. Ora qui, importante, come vi spiego sempre, devono essere sempre ben allineati. Abbiamo creato questo cerchio qui. Ripartiamo da qui. Allora, ora che si fa? Dobbiamo alzare le pareti. Come facciamo? Mettiamo una mano qui a pressare il centro e alziamo una, in maniera che andiamo girando il cesto con la mano ben pressata sul fondo del paniere, del cesto, il centro tavola. Quindi alziamo e ci ritroviamo questo cesto qui. Ora che cosa faccio? Mi vado a sedere per essere più comodo. Allora, mi ritrovo con questo cesto qui. Ora che cosa andiamo a fare? Andiamo a tirare tutti i montanti pian pianino, non tutti assieme, quindi uno per uno. Io vado a tirare questi montanti qua, mi ritrovo qua sotto, fin quando lo faccio tutti in ugual modo, è la grandezza del cesto che io desidero. Li vado a tirare in maniera che ce l'ho tutti, decido l'altezza. Qua c'è un accavallamento che dobbiamo aggiustare, perché poi altrimenti sembrerà, non sembrerà, è antiestetico. Eccolo. Qui
fondamento. Eccolo sistemato. Ecco qui. Abbiamo creato il nostro cesto, poi cerchiamo se c'è qualcosa che non ci piace di appaiarlo e poi vi farò vedere una chiusura molto ma molto semplice di questo cesto. Eccolo qua il nostro centro tavola completato. Ora ci ritroviamo questi vimini qua sotto. Come li andiamo a bloccare? Li andremo a bloccare in una maniera molto semplice. Prendiamo un pezzettino di legno, lo metto sul primo e poi li vado a girare uno dietro l'altro. Una chiusura molto semplice, cioè, ovviamente ce ne sono altre, io utilizzo questa semplice in questo gesto, però me ne mostrerò pure altre. Una chiusura molto semplice. Uno dietro l'altro. Questo ci va sopra ed è qualcosa di fenomenale. Ci ritroviamo qui, tagliamo le punte, così. E abbiamo praticamente completato il cesto, c'è solo da tagliarlo. Se ne andiamo a tagliare qua, a questa distanza, in maniera che non può, al momento in cui si seccano, poi vengono completamente bloccati e non possono più uscire. Io li vado a tagliare, come vedete, qua a questa distanza. Così. Questa è la nostra chiusura e questo è il nostro centro tavola. Andiamo a togliere la fascettina che avevo messo per bloccare. Il nostro centro tavola è pronto. Seguitemi, mettete like se vi è piaciuto il video e ci vediamo per il prossimo video. Grazie, alla prossima.